Hanno invitato tutti i livornesi a presentarsi allo stadio con una sciarpa, un drappo, qualsiasi cosa di color amaranto, dunque 21.000 spettatori, un pubblico quasi da record per un'amichevole estiva, un dato che ha veramente dell'incredibile se si pensa che Livorno è una società neopromossa in C2. C'è molta fiducia comunque nell'operato del patron Claudio Achilli, che ha promesso di portare al più presto il Livorno in Serie B, la serie che questo pubblico veramente merita. Mentre c'è pronto a bordo campo Alberto Daguanno, lo vedo a fianco di Osvaldo Bagnoli, a te Alberto. Grazie, eccoci qui con Osvaldo Bagnoli che dopo la prestazione dei nerazzurri nel trofeo Ghezzi è uscito finalmente allo scoperto, ha detto quest'Inter non è inferiore al Milan. No, io sono uscito allo scoperto perché fa caldo e la coperta adesso si suda. Vuole un po' gettare un po' a sfidere perché lei è un tipo che sta sempre sulle sue. Per una volta è riuscito allo scoperto e si è subito smentito. Non ho detto niente di straordinario. Io ho detto solamente e continuerò a dire che siamo 5 squadre, tutti sulla stessa linea di partenza. Grande attesa questa sera per la prova di Bergkamp. Anche lei forse attende risposte dall'olandese. No, Bergkamp non è un giocatore che bisogna aspettare risposte. È un giocatore che ha classe, è un giocatore che... penso che non abbia bisogno di verifiche. Grazie Osvaldo Bagnoli, in linea Alberto Brandi. Grazie ad Alberto Daguanno, siamo pronti anche per vedere le formazioni delle due squadre che sono già state a centrocampo, cominciando con il Livorno, la squadra allenata da Giuliano Zoratti. Vediamo inquadrato il portiere che è Boccafogli, con il numero 2 il difensore centrale destro Baioni, con il numero 3 il difensore centrale sinistro Calandra, con il numero 4 c'è Cook l'interno destro, con il numero 5 il libero Damommio, con il numero 6 l'esterno sinistro Peretto, con il numero 7 l'esterno destro Rubinacci, a centrocampo il perno Baldo, il numero 9 Bagnoli, il bomber, il numero 10 Bellatorre, l'interno sinistro, il numero 11 Dantola, altra punta. In panchina con Zoratti ci sono il giovane portiere Agretti, Pellegrini, Dibin, Ferina, Cordone, Peluffo, Scalzo e Campistri. Li vediamo inquadrati ed ora siamo pronti per vedere la formazione di partenza dell'Inter di Osvaldo Bagnoli, della quale vediamo inquadrato il capitano Bergomi, poi Battistini, Festa, ecco il numero 1 Walter Zenga, il numero 2 il primo centrale Bergomi, il numero 3 l'esterno sinistro Fontolan, il numero 4 l'interno destro Berti, il numero 5 Festa, difensore centrale, il numero 6 Battistini, libero, il numero 7 l'esterno destro, il tornante Orlando, il numero 8 Jonk, centrocampista centrale, il numero 9 Darko Panchev, attaccante, il numero 10 Bergkamp, il suo gemello, la sua spalla, il numero 11 dell'anno l'esterno sinistro. Una formazione vicinissima a quella tipo. Vediamo la panchina con Osvaldo Bagnoli, ci sono Abate, Paganin, Antonio, Paganin, Massimo, Manicone, Schillaci e Di Napoli allena appunto Osvaldo Bagnoli, una formazione dicevamo vicinissima a quella tipo, con Festa al posto di Ferri, Panchev al posto di Sosa e Orlando al posto di Alessandro Bianchi. Inquadrato prima di sentire Roberto Bettega, il direttore di gara, che è il signor Luciano Luci di Firenze. Ma la qualità numerica dei giocatori dell'Inter è proprio testimoniata che può essere interpretata questa come la squadra titolare, pur avendo fuori appunto gente come Bianchi, come Berti, come Schillaci e come Sosa, e questo da testimoniare quanto questa squadra possa veramente essere protagonista non solo sulla dirittura di partenza come ha detto Bagnoli, ma soprattutto sul traguardo di arrivo. Come vedete, grande entusiasmo e grande pubblico qui a Livorno. Vi ricordiamo che l'ultimo confronto tra le due squadre risale al 13 agosto 1988 nel Memorial Picchi. L'Inter vince 5-0 con doppietta di Serena, Cioc, Rocco e Mateus. Una curiosità anche in quella partita datata 5 anni fa, l'arbitro dell'incontro era il signor Luci di Firenze. Quello che dirigerà questa sera tra i calciatori superstiti sono invece Zenga, Bergomi e Berti, e Ferri che però seguirà la partita da bordo campo. Tutto è pronto per il calcio d'inizio di questa partita, per valida per il campionato d'estate che Italia 1 vi sta offrendo in diretta quasi quotidianamente. C'è un minuto di silenzio ordinato dall'arbitro Luci per ricordare la scomparsa dell'avvocato Zoli, un dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio, scomparso qualche giorno fa. Osserviamo naturalmente questo minuto di silenzio in attesa dell'inizio della partita che avverrà tra qualche istante. Abbiamo visto lo sguardo di Darko Panchev e 21.000 spettatori in piedi. Pronti a tiro, partiti.
È iniziata Livorno-Inter, l'amichevole che seguiremo dallo stadio Armando Picchi di Livorno. Le due squadre sono già schierate, pronte alla partenza. Baldo ha troccato il primo pallone per Rubinacci, poi D'Antò, ancora Baldo, siamo vicini alla linea mediana, è il Livorno che manovra una prima azione. Ecco la palla che giunge dalle parti di Di Mommio, è il libero, il giocatore più esperto della formazione di Zoratti. Zona lancio in profondità per D'Antò, un colpo di testa di Festa, poi Berti, Bergkamp, fallo su di lui, calcio di punizione in zona d'attacco per l'Inter dopo 36 secondi, da Orlando a Bianchi, prova ad accentrarsi, e poi riceve Jonk, Pancev, tocco breve, Berti, apertura sulla zona sinistra dove il più avanzato è Fontolan, lo scambio con Dell'Anno, la palla messa in mezzo, libera la difesa con Calandra, con la testa Bergomi, e poi c'è una posizione di fuorigioco rilevata dal primo guardaline. In fuorigioco c'era Dennis Berka. Si riprenderà dunque con un calcio di punizione a favore del Livorno, se ne prende cura Da Mommio mentre è inquadrato Dennis Bergkamp. Ecco la sua battuta lunga a cercare Bagnoli, stacca di testa Bergomi, poi alle sue spalle Battistini, con la testa Bella Torre. Bergomi lo attacca D'Antò in maniera pericolosa, secondo Luci, calcio di punizione per l'Inter. Ha battuto velocemente Jonk, passaggio per linee orizzontali con Festa e poi sul settore opposto Dell'Anno, zona lancio, sbaglia il passaggio Dell'Anno, buon gioco la portiere di casa, intervento falloso ai danni di D'Antò, lo sgusciante attaccante esterno, e c'è subito un'azione d'attacco che vede protagonista Rubinacci e c'è un fuorigioco contestato dal pubblico. No, più che altro l'arbitro ha ritenuto irregolare la posizione da cui è stato battuto il calcio di punizione, cioè troppo indietro, forse palla in movimento. Chiaramente era stato stupendamente un lancio di esterno destro che aveva pescato un giocatore che quasi davanti al portiere, e direi che è stato abbastanza fiscale, forse anche giustamente, ma molto fiscale in questa occasione. Luce. Ci prova D'Antò in zona cross, è attaccato da Festa e da Fontolan che ha la meglio, esce il terzino sinistro della formazione di Bagnoli e si guadagna anche una rimessa laterale, un nuovo episodio contestato dal pubblico di casa. Pallone ancora in gioco per Pancev, è attaccato da Baioni, ancora Pancev, poi il tocco di D'Antò, Baldo, Bagnoli in profondità per Rubinacci, messo giù da Fontolan, lascia continuare Luci, fuori campo, pubblicità per noi. Di nuovo collegati con l'Ardenza di Livorno, palla a centrocampo, calcio di punizione a favore della formazione di Zoratti, lo sta per battere il numero 10 Bellatore, davanti a lui c'è Berti. Ancora la manovra della formazione in maglia Amaranto che attacca rispetto ai vostri teleschermi da destra verso sinistra, nuovo calcio di punizione, lo sta per battere Cook, si sgancia Calandra, poi Bagnoli, non riesce il triangolo con Cook, Berti, sbagliato il passaggio per Bergomi a metà strada tra Bergomi e Pance, Da Mommio, da lui prendono il via in genere tutte le iniziative della formazione livornese. In questo caso Bergomi ha anticipato D'Antò, Orlando, ma via in dribbling, subisce fallo da Peretto, calcio di punizione a favore dell'Inter. Mi pare che c'è un Livorno partito in quarta, come si suol dire, cioè molto aggressivo, molto agile, molto veloce, l'Inter invece un po' più posata, sta un attimo comprendendo l'aspetto tattico e poi sicuramente farà valere la sua classe. Corre Fontolan sulla fascia sinistra, zona cross per lui, palla in profondità per Berti, l'incursione, Bella Torre a chiudere, e la palla finisce fuori campo con Nicola Berti che è il primo gesto di stizza, i primi fischi per il centrocampista di Salso Maggiore dopo 4 minuti di gioco, sua l'incursione in area, Boccafogli con i piedi, De Baioni che porta palla, poi Bagnoli attaccato da Festa, poi Festa la meglio su Rubinacci, D'Antò, ancora Festa ha toccato, questa volta per Dell'Anno, viene messo giù. Calcio di punizione guadagnato dall'ex Udinese, una curiosità, è stato il calciatore che l'anno scorso in Serie A ha subito più falli, ben 154. Rivediamo l'intervento da Pietro, già battuto il calcio di punizione, ancora Dell'Anno pronto alla manovra, davanti a lui Cook, si avvicina alla zona cross, Fontolan, Jonk opta per il cambio di fascia, Bergomi attaccato da D'Antò, costretto a ripiegare, poi Jonk per linee orizzontali in profondità per Bergkamp con la testa,
commette fallo Bergkamp, calcio di punizione in zona difensiva per il Livorno. Inquadrato Dennis Bergkamp, giocatore che nell'Ajax ha disputato 235 partite segnando ben 121 gol, una macchina da reti. Baldo, poi il pallone per Cook. Dantò anticipato ora da Festa, scontro duro tra Festa e Dantò. Dell'anno in posizione centrale, va via in dribbling, lo attacca Bellatorre, si fa vedere e si offre Orlando. Eccolo che riceve palla sull'out destro, la restituisce a Dell'anno. È sul settore opposto Fontolan. Ancora Fontolan. Pancev in velocità per Berti, esce da Mommio, si sgancia. Dantò il contropiede, c'è Bagnoli che fugge, si fa vedere anche da Mommio, eccolo che riceve palla, Bagnoli è sempre libero, siamo al limite, Bagnoli in zona tiro, destro ancora un dribbling, Bagnoli a 2 per 2 e c'è il gol! E c'è il gol di Bagnoli, ma vediamo che l'arbitro è intervenuto. Un bellissimo inserimento, è riuscito anche a penetrare non potendo più far di palla in mezzo ai due giocatori della finta, poi si butta dentro, anticipa anche Zenga ma la palla va fuori, da questa fuori di pochissimo, illusione del gol, tutto il pubblico era scattato in piedi, azione pericolosissima, rivediamo di Bagnoli che è andato via molto bene a Festa e poi abbiamo visto il rimbalzo contro il tabellone, poi contro la rete, illusione del gol per noi ma per tutto il pubblico dell'Ardenza. Dopo sei minuti di gioco, pericolosissimo il Livorno che ha messo subito alle corde l'Inter in un'azione di contropiede. Ecco Bellatorre, ottimo l'aggancio e poi riparte Baioni, dunque Livorno subito pericolosissimo dopo sette minuti di gioco. Rubinacci, Baioni in profondità per Bagnoli che fugge a Festa, ancora Bagnoli, verissimo, e questa volta Festa lo rimonta con i piedi, Zenga, attaccato subito da Dantò. Palla fuori, pubblicità per noi. Gioco ripreso e c'è Baldo in azione d'attacco, Cook in posizione centrale, litiga con la sfera, poi riesce a servire Rubinacci, si porta verso il fondo e si allunga troppo la palla all'esterno destro della formazione di casa. Ma c'è, l'Inter sta soffrendo un attimino forse l'esuberanza di Fontolan che concede su quella fascia un po' di spazio. È chiaro che il contropiede di prima era stato molto ben impostato e frutto soprattutto dell'uscita di De Mommio che si era proposto in uno spazio vuoto e poi altrettanto intelligentemente aveva di prima rifornito il suo compagno attaccante, il centravanti. È chiaro che l'Inter ha più fatica a carburare e a prendere i ritmi di questa partita. Berti, Bergomi, poi Jonk di prima intenzione per Orlando, anche lui risponde con un tocco di prima per Berti, punta l'area, supera da Mommio, ancora Berti in zona cross, palla in mezzo, libera la difesa, in out, corner dunque per l'Inter, è il primo con il pallone spedito oltre la linea di delimitazione del campo da Calandra, dunque corner numero uno conquistato da Berti, e rivediamo, ecco Berti pronto al cross, il pallone toccato da Calandra, messo in affanno da Pancev, va a battere da destra Dell'anno, ecco schierata la formazione di casa con Bellatore sul primo palo, poi Orlando, il suo cross viene sforzato dai difensori, può ripartire Livorno con Bellatore, rimontato da Dell'anno, poi Festa, subito in profondità, Pancev non riesce a intervenire, Boccafogli. È una squadra comunque molto sveglia questo Livorno, schierata anche lei con la difesa 5, pratica il fuorigioco, viene subito su appena la palla viene rimessa verso l'altra area, è una squadra molto attenta. Due squadre che tra l'altro si guardano allo specchio, entrambe con il modulo 5-3-2. Giocano tutto così ormai, quasi. Zenga con i piedi, chiama palla Bergomi, ma riceve Festa. Poi Battistini, Inter che tiene il ritmo basso, Jonk, Angelo Orlando. Si fa vedere Pancev in zona d'attacco, riceve Berti, la triangolazione con Jonk, qualche problema per l'olandese, riparte subito velocemente il Livorno, spezza la manovra Orlando, si offre e riceve Jonk, chiama l'azione Festa, poi Fontolan attaccato da Rubinacci, Festa, Jonk,
stavolta per linee verticali con Bergkamp, lo scambio con Pančev, ancora Bergkamp attaccato da Damomio, non riesce a ritoccare la sfera Bergkamp, o perlomeno il suo tocco poi viene smorzato da Damomio, la palla finisce dalle parti di Boccafogli che ha già rimesso in gioco per Baioni. Ecco Rubinacci, su di lui Fontolan, ingaggiano in duello i due giocatori, poi tanto anticipato da Festa, palla fuori campo, pubblicità per noi. 11 minuti di gioco, 0-0 tra Livorno ed Inter, un dribbling di Bergkamp che poi viene rimontato dai difensori del Livorno, Boccafogli con i piedi, Dantò, e questa volta il lancio è lungo, controlla Festa, rimessa laterale in favore dell'Inter in zona difensiva, inquadratura per Osvaldo Bagnoli, 58 anni, una carriera allenatore cominciata nel 1973 con la Solbiatese. Bergomi, schierata molto bene la difesa del Livorno, Jonk non supera in dribbling Bellatorre, poi Damomio su Pance, Battistini, l'apertura per Bergomi, converge Bergomi, chiede il triangolo a Bergkamp che scambia con Berti, l'apertura che tendeva ad offrire un pallone in area per Orlando che era piuttosto arretrato, rimessa in gioco per Boccafogli. È un Inter che fa molta fatica a aprire le fasce, non riesce, adesso Orlando si era fermato perché c'è stato l'inserimento di Bergoli, palla a piedi, quindi aveva coperto la zona, ma direi che è un Livorno molto ben disposto, non trascura niente, non concede spazi e poi è molto intraprendente. Livorno che ce la sta mettendo tutta, ricordiamo che è riuscita a pareggiare la formazione di casa con la Sampdoria in precampionato. Rubinacci in zona tiro, destro Zenga. E dopo 12 minuti di gioco ancora una volta il Livorno si è presentato dalle parti di Walter Zenga, questa volta il destro di Rubinacci ha trovato pronto il portiere nerazzurro. Rivediamo, hanno sempre un passo in più, hanno nel primo metro, sono sempre, poi è stato un miglior riscaldamento, un attimo in più di concentrazione, è chiaro che sui primi due metri riescono a rubare il tanto necessario per impostare o per andare al gol, alla conclusione. Mentre abbiamo visto un aggancio d'oro in zona d'attacco di Dennis Bergkamp che ha conquistato il secondo calcio d'angolo numero 2 per l'Inter. Dopo 13 minuti di gioco, ancora una volta dell'anno dalla bandierina, ecco la sua battuta dalle parti di Damomio, non riesce a staccare, ha toccato di testa Berti, poi ha liberato la difesa, Jonk, il perno centrale, zona lancio lo effettua per Orlando che lascia sfilare per dell'anno in questa posizione inedita di esterno destro, poi il pallone in area ancora una volta per Orlando che non riesce a intervenire, Damomio, Dantò, velocissimo il numero 11 livornese, Bellatorre, si offre Damomio e riceve Cook, Baioni, davanti a lui si sovrappone Rubinacci, eccolo che riceve la palla, zona cross, palla in mezzo, Zenga, e ancora una volta l'Inter ha dei problemi sul settore destro. Sì, loro si sono sovrapposti molto bene, Fontolan si è trovato in inferiorità numerica perché dell'anno, eccolo qua che riceve la palla dalla parte un po' del campo e non sta rispondendo a quello che Bagnoli vorrebbe, quindi ha lasciato Fontolan in balia degli avversari. Ecco Battistini, Fontolan già in zona cross, eccolo per Bergkamp, l'aggancio al volo, Pančev. Io fossi stato in Bergkamp su una palla così entravo di testa clamorosamente, invece ha voluto saltare, fare una bella cosa, ma senz'altro molto complicata. Guardate che bella palla in pieno anticipo ad andare di testa, veramente, e su una palla forte e tesa così può anche fare gol, anche se era da 12 metri. Nel frattempo Andrea Bagnoli ha conquistato un calcio di punizione vicino alla linea mediana, già battuto dal Livorno con Peretto. Calandra attaccato da Bergkamp ed ecco Baldo, giocatore di scuola Milan, Bagnoli, Dantò, spalla alla porta, palla in profondità per Bagnoli, c'è un intervento dubbio di Festa, poi prova a portarsi in zona cross Cook, si fa vedere Baldo e riceve, lavora con il destro, poi sbaglia il passaggio per Bellatorre, Berti può liberare, Pančev, si sgancia Battistini, lascia correre luci sull'intervento sporco di Battistini e poi fuori campo pubblicità.
nuovo collegati con l'Armando Picchi di Livorno in azione l'Inter dopo 15 minuti e 25 secondi di gioco. 0-0 risultato tra Livorno ed Inter. Pancev, zona tiro, strattonato, si guadagna un calcio di punizione per l'intervento dell'arbitro lui, in posizione buona per i battitori nerazzurri. Beh, sicuramente 22 metri, è chiaro che Luci dimostra un attimino di non patire la situazione di casa, perché mi pare che in due o tre occasioni per falli di mano o presunti tali non è sicuramente intervenuto. Comunque, al di là di questa, era una battuta, è una posizione certamente abbastanza insidiosa. Boccafogli ordina la barriera, Dell'Anno vicino alla sfera, dietro di lui i due olandesi, Bergkamp e più centrale Jonk. Vedremo a chi dei due toccherà sparare. È Bergkamp, palla che si infrange contro la barriera, poi ci riprova Jonk, il suo tiro dalla lunga distanza, un'iniziativa velleitaria che finisce abbondantemente alta a lato rispetto alla porta di Boccafogli. Inquadratura per Wim Jonk, uno dei nuovi acquisti dell'Inter. Una sorpresa, così l'ha definita Osvaldo Bagnoli dopo i primi giorni di preparazione e dopo le prime amichevoli. Si aspettava molto da Dennis Bergkamp, non si aspettava forse così tanto da Wim Jonk. Berti con il petto e poi con i piedi, l'apertura, Pancev, tiro, cross e poi la palla rimbalza tra Boccafogli ed Amomio e finisce in calcio d'angolo. Situazione di panico nell'area livornese per il terzo corner dell'Inter. Sì, il portiere stava guardando la linea dell'area piccola, se la palla gli è rimbalzata male perché gli è finita sulla faccia, ed ha ragione, gli è finita tra faccia e spalle, per poco non gli costa il gol. Corner numero 3 per l'Inter, lo va a battere questa volta da sinistra Dell'Anno. Ecco la parabola sul primo palo, libera la difesa, Jonk con la testa per Dell'Anno, ancora in zona cross, punta Bellatorre, si porta vicino al fondo, poi viene atterrato da Bellatorre e in maniera regolare secondo Luci. Non riesce il disimpegno del Livorno, dunque fallo laterale in zona d'attacco per l'Inter. Lo scambio tra i due giocatori della fascia sinistra, Fontolanna e Dell'Anno. Fontolanna che ha messo in mezzo, ha liberato Calandra. Ultimo uomo Festa, qualche problema con Bagnoli. E di nuovo la sovrapposizione di Rubinacci, attaccato questa volta Bagnoli da dietro, e l'intervento di Luci per il calcio di punizione a favore del Livorno, lo vedremo tra 7 secondi. È ripreso il gioco con Cucchi in azione, poi Baldo lavora con il destro, prova l'incursione, libera Bergomi, riesce a agganciare Dell'Anno, palla lunga con le mani Rubinacci. 0-0 risultato dopo i primi 18 minuti di gioco all'Ardenza di Livorno, stadio intitolato comunque dal 1981 ad Armando Picchi. Berti prova a distendere la falcata, in suo ausilio sale anche Orlando, si fa vedere Jonk che riceve. Bergomi, Orlando, davanti a lui c'è Peretto, in sovrapposizione Bergomi, converge Orlando, Jonk lascia sfilare, scambia con Fontolan, poi ancora Jonk in profondità, libera Peretto, aggancia di nuovo Jonk, Fontolan, palla in profondità, Orlando, zona tiro, tenta di scambiare e poi c'è un fallo commesso in attacco da Darko Pancev. Ci sono spazi molto stretti per l'Inter, fa molta fatica a trovare, intanto rivediamo. Io direi che fallo. Fallo penso che non ci fosse da sue delle parti, almeno da parte mia, però credo che l'Inter e il Livorno non disdegna di ritirarsi anche in 9, quindi concede pochissimi spazi da qua l'Inter fa fatica a mettere un uomo al tiro. Rubinacci, da molto da fare il numero 7 della formazione di Zoratti, poi Baioni in profondità con la testa a Festa, Fontolan, l'intervento di Baldo, poi Jonk, arpiona la sfera, la tocca per Battistini, Bergomi, si sgancia il difensore interista, tentativo di offrire una palla in profondità a Berti, svanito, Cook, Bagnoli, ancora Bagnoli, punta l'area, zona tiro, lo effettua, un altro tentativo velleitario per il numero 9 della formazione di Zoratti, Andrea Bagnoli, 26 anni, un giocatore che ha vissuto la sua miglior stagione nell'88-89 in C2 con il Pontedera, in 30 partite ha segnato 16 gol.
Però mi paiono abbastanza intraprendenti, per niente timidi. Ecco, non stanno soffrendo complessi, affrontano l'Inter quasi da pari a pari, o almeno ci provano, e questo lo testimonia anche il fatto dell'età media, che non è sicuramente giovane, che hanno cari giocatori che se anche in categorie non eccesse, però hanno già alle spalle una certa qual carriera, una certa qual esperienza. Calcio di punizione a favore del Livorno, Livorno che, vediamo intanto l'intervento a gamba tesa di Darko Panchev, Livorno che ha vissuto il suo periodo migliore negli anni 40, nel 42-43 arrivò addirittura secondo in Serie A ad un solo punto dal Torino. L'ultimo campionato di A giocato dalla formazione livornese risale comunque al 1948. Ecco Bellatorre, Bagnoli anticipato da Bergomi, da Mommio con la testa, Bellatorre, Baldo attaccato da Jonk. Ancora Simone Baldo, Bellatorre in suo aiuto, si offre poi Rubinacci che gode sempre di una corsia preferenziale, tanto in velocità, zona cross, attaccato da Festa. L'intervento è giudicato regolare da Lucci. Beh, regolare anche per me, forse sembrava corner, almeno a mio avviso, almeno da qua, e credo che abbia ragione, a mio parere, di protestare. Lui lascia passare la palla, Festa arriva, vedete che Festa che tocca con la punta al piede la palla. Parte l'Inter con Fontolan, siamo tornati in diretta dopo 22 minuti di gioco, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, l'Inter fatica a superare la difesa livornese, anzi Livorno è stata la squadra più vicina al gol, ricordiamo il tentativo di Bagnoli. Baioni ha liberato con la testa, poi c'è un errore difensivo di Rubinacci, Orlando, Bergkamp, e poi libera ancora una volta la difesa di casa, colpo di testa di Bergomi, Peretto, Dantò mette giù la palla e poi Baldo, ecco il giocatore più tecnico della formazione di casa, riparte Baldo, incitato dal pubblico di casa, poi Dantò spalla alla porta, ancora lui, Rubinacci, si offre ancora Dantò, Baldo vicino a lui libero, Bagnoli, prova in velocità, questa volta l'anticipo è vincente di Festa, lo aiuta nel disimpegno Fontolan e può ripartire l'Inter con Orlando. Jonk, zona lancio, lo effettua e dalle parti di Dell'Anno che ha qualche difficoltà nell'aggancio. È cattiva concentrazione, credo, che non è il primo errore che l'Inter fa, ma credo che l'Inter debba soprattutto cominciare a preoccuparsi questa sera, perché ha un centrocampo che assolutamente non riesce mai a pressare. Tolto questo episodio di Jonk, assolutamente lascia giocare abbastanza in libertà gli avversari, da qui ne prendono troppa confidenza. Mentre a bordo campo c'è pronto Alberto Daguanno, al suo fianco Riccardo Ferri, a te Alberto. Eccolo qua Riccardo Ferri, che ormai è un abitué di questi bordo campo, forse è l'ultima volta, visto che oggi dopo 6 mesi da questo grave infortunio hai giocato i tuoi primi 90 minuti. Sì, sono serviti la partita anche per acquisire una condizione più ottimale rispetto a quella precedente. Devo dire che nonostante tutto è andato abbastanza bene. Quindi è tra poco in campo. Ma il termine è difficile da dare, però devo dire che sono già a buon punto. È chiaro che vedere giocare il Livorno stasera e immedesimarmi nei miei compagni mi è ancora difficile. Grazie, linea Alberto Brandi. Grazie ad Alberto Daguanno e a Riccardo Ferri. Abbiamo visto un'azione di Dell'Anno fermata dalla difesa livornese. Nel frattempo palla fuori campo, pubblicità per noi, gioco fermo. Quasi 25 minuti di gioco della prima frazione, si è rialzato Nicola Berti che aveva subito fallo, lo rivediamo all'altezza della linea mediana, vediamo l'intervento di Berti e poi lo atterra platealmente Cook, siamo già vicini all'area, ha liberato Baioni, poi Cook, riparte ancora Rubinacci, Bagnoli riceve di tacco elegantemente, offre l'inserimento a Baldo. Ecco Bellatore in azione, si fa vedere anche alla sua sinistra Peretto che riceve. Sbagliato il suo cross sul primo palo, fuori campo, si procederà con la rimessa in gioco a cura di Walter Zenga. È inquadrato Peretto, Gabriele Peretto, giocatore tra l'altro nato a Milano 22 anni fa, è un aggregato essendo di proprietà del Pavia, l'anno scorso ha giocato in C2 appunto con il Pavia, 24 presenze per lui. Battistini ha seguito Jonk, Orlando prova ad andare via lo stesso Peretto che poi lo strattona, calcio di punizione decretato dall'arbitro Lucci, mentre siamo vicini sempre di più all'area difesa da Boccafogli.
abbiamo visto inquadrato per un attimo, lo vediamo ancora, Angelo Orlando, eccolo che riceve, c'è Jonk in zona tiro, effettua il cross, Pančev non riesce a intervenire di testa, è anticipato da Baioni, calcio d'angolo tra 7 secondi. Calcio d'angolo numero 4 per l'Inter dopo 26 minuti di gioco, ancora una volta dell'anno che aveva già imbattuto anche i tre precedenti. Boccafogli si lascia sfuggire la sfera e poi può liberare la difesa di casa dopo qualche affanno. Dribbling di Damomio che viene messo giù da Orlando, giusto nell'intervento del direttore di gara. Ecco uno dei giocatori più esperti del Livorno, questo Stefano Damomio. È successo alcune volte anche e rivediamo ieri l'errore fatto di questa palla scivolosa, chiamiamola così. A terra Damomio, dicevamo uno dei giocatori più esperti della formazione di Giuliano Zoratti. Ecco l'intervento decisamente falloso ai suoi danni di Orlando. Damomio ha 32 anni, è nato qui vicino a Piombino. Ha giocato anche 3 anni in Serie B con il Messina dal 1987 al 1990, diciamo uno dei giocatori più esperti del Livorno, visto che anche alla sua quarta stagione con la maglia Amaranto l'anno scorso ha giocato 31 partite nel campionato nazionale dilettanti realizzando 3 gol. Bagnoli con la testa, poi Dantò riesce a salvare una palla che sembrava in out, Peretto in zona cross, lo effettua. Ha liberato la difesa, Bagnoli è Berti su di lui e c'è l'intervento di Luci, fallo dubbioso. Secondo lei non c'era, Roberto? No, anche secondo me Berti aveva capito dove portava lo stop di Bagnoli e secondo me gli era andato ormai, lo stava superando. È chiaro, ecco, vedete che Berti è in superamento, secondo me non c'era fallo, diciamo che Luci ha compensato un attimino molte altre situazioni in cui invece va penalizzato il Livorno. È chiaro che è una punizione. È emblematico il gesto di Walter Zenga. Calcio di punizione in posizione pericolosissima, Bagnoli sulla palla, dietro di lui ci sono Baldo e Bellatorre, si avvicina anche Rubinacci. Siamo al 28° minuto di gioco e il Livorno usufruisce di questa occasione importante. 9,15 metri per la barriera nerazzurra, che secondo Luci è ancora troppo avanzata. Baldo, ribattuta, poi Bellatorre, Calandra, palla in profondità, Festa ha liberato, Jonk non interviene, Bagnoli anche lui in zona tiro, ecco Bagnoli di nuovo un dribbling, Dantò ribattuto, Bergomi, Orlando, Zenga con i piedi, Inter in affanno, ancora in fatta con Livorno. Bellatorre, Baldo e palla in out, c'è un tiro a terra, il gioco è fermo, ci fermiamo anche noi. Quasi 30 minuti di gioco, ancora a terra Domenico Dantò. Rivediamo l'intervento falloso ai suoi danni. Non c'era, è uno fallo. Scontro con Bergomi, non prende, c'era un ciò qua, prende una ginocchiata sulla faccia dopo, quindi fa questo fallo di mani piuttosto Bergomi. Vedete che poi cercando la palla va col ginocchio ad urtare il viso di Dantò, quindi che non ha assolutamente simulato, ma secondo me non c'era rigore. Abbiamo visto inquadrato anche Domenico Dantò, 21 anni e di Acerra in provincia di Napoli, mentre Orlando ha restituito la palla a Peretto e Bellatore l'ha toccata indietro a Calandra. Ecco il suo lancio in profondità per lo stesso Dantò, anticipato questa volta da Bergomi. Nuovo Bergomi, Battistini, Festa, si fa vedere, riceve Fontolan. Mentre proprio in questo istante abbiamo raggiunto la mezz'ora del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Livorno ed Inter. Livorno più vicino al gol rispetto alla squadra di Osvaldo Bagnoli. Nuovo errore. Ma non è un errore questo di Jonk, secondo me. È Bergomi in ritardo. No, è stato Jonk a dettare il passaggio invece di Bergomi che detta il passaggio, che suggerisce, che chiede. Allora sarebbe partito lui e sarebbe arrivato su questa palla. È chiaro che se parte prima la palla è poi difficile raggiungere. Abbiamo visto Pančev sotto le cure di Calandra e si è guadagnato un calcio di punizione l'attaccante macedone, che ha guadagnato ancora un po' più di fiducia da Osvaldo Bagnoli dopo la buona prova nei 45 minuti contro il Cesena nel trofeo Ghezzi. Pančev ancora con Calandra, zona cross, ribattuto, calcio d'angolo per l'Inter sull'intervento di Damomio.
è inquadratura per Darko Panchev. Compirà 28 anni a settembre. Siamo al quinto corner per la formazione nerazzurra e questa volta lo va a battere Angelo Orlando. Ecco la sua parabola, libera la difesa. Poi Fontolan, che è toccato indietro per Bergomi, attaccato da Pagnoni. Ancora Fontolan. Di nuovo il pressing alto dei giocatori del Livorno e fallo di mano di Bergomi, e ci starebbe anche la munizione stando al regolamento. È vero, però stando al regolamento questo è fuori gioco per l'Inter, non è fallo, perché adesso non è più inquadrato, il guardaline era bandiera alzata per sbagliare il fuori gioco di Bagnoli. E quindi siccome il fuorigioco parte al momento in cui parte la palla, il fallo di mano è avvenuto dopo, quindi se uno messo l'ammonizione potrebbe anche starci, ma tocca all'Inter battere il calcio di punizione. L'arbitro non si è accorto proprio di nulla e tutto sommato non mi pare che Luci sia in una grande serata. Primo ammonito della serata, Giuseppe Bergomi al 31esimo minuto per il fallo di mano che abbiamo appena visto. Ecco Baldo, bella torre. Poi ancora Baldo, ispirato da Dantò, è intervenuto Dennis Bergkamp in zona difensiva. Poi Orlando, che ha qualche problema ad uscire dal pressing di Dantò. L'aggancio non stop a seguire di Bergkamp. Poi la palla finisce ancora dalle parti di Orlando. Jonk. Bergkamp in velocità per Panchev. Su di lui è la meglio da Momio, che lascia sfidare la palla alle sue spalle Baioni. Poi Cook e ancora da Momio. Prova il pressing dell'anno. Bella torre. E poi c'è di nuovo un giocatore a terra e Darko Panchev, gioco fermo, pubblicità per noi. Inquadrato Darko Panchev, rimasto a terra dopo questo scontro che rivediamo con Dantò. E probabilmente è andato con il ginocchio sulla natica anche lui. Diciamo che ancora una volta comunque l'arbitro ha lasciato correre, ha preso una decisione almeno discutibile, forse sta interpretando amichevolmente anche lui l'incontro. Anche se il clima, visto come stanno giocando i giocatori del Livorno, mi sembra poco amichevole. No, no, è molto serio anzi, e direi che la stanno interpretando molto bene e direi che l'Inter almeno fino adesso sta facendo vedere sicuramente un passo indietro abbastanza consistente rispetto alle ultime prestazioni. Probabilmente c'è stata poca interpretazione giusta sull'avversario che si andava ad affrontare. Panchev, Bergkamp prova ad andare via, palla che stava per finire ancora dalle parti di Panchev e poi Calandra la messa in out. Calcio d'angolo per l'Inter, che almeno domina dal punto di vista dei tiri della bandierina, visto che siamo già arrivati al sesto dopo 34 minuti di gioco. Ancora una volta alla battuta Angelo Orlando, cross basso dell'esterno destro di Osvaldo Bagnoli, prova a sganciarsi Dantò, che si trascina direttamente la palla fuori campo. Rimessa laterale a favore dell'Inter con le mani Nicola Berti. Ecco Wim Jonk dell'anno in posizione di interno sinistro. Fontolan, poi Pance, ancora Fontolan, zona cross, eccolo qua, respinto da Baioni, fuori campo. Ancora rimessa laterale per l'Inter in zona d'attacco. Prende cura Davide Fontolan. Se qualcuno andasse ad aiutarlo però. Davide Fontolan, ecco Bergkamp, restituisce la sfera, ancora Fontolan. Non riesce a crossare, dunque ispira questo tentativo di Jonk, Berti, ancora Jonk, poi Panchev che non riesce a intervenire. Palla che arriva dalle parti di Boccafogo. 35 minuti di gioco ed è da rilevare che per il momento non ci sono stati grossi tentativi offensivi da parte dell'Inter. E sicuramente il più intraprendente è stato il Livorno, che ha fatto vedere alcune pregevoli iniziative. È chiaro che la classe, appena verrà a mancare un attimino la brillantezza fisica, dovrebbe emergere, però questa sera per adesso l'Inter non è riuscita assolutamente a mostrarla questa superiorità. Ecco Berti circondato, prova ad uscire da Bella Torre che poi lo stende, calcio di punizione in zona d'attacco per l'Inter. E come al solito uno dei più intraprendenti è Nicola Berti. Sì, però ancora una volta Berti ha dovuto addentrarsi in un 1 contro 3 perché nessuno era andato ad aiutare. C'è un Inter che sta a guardare chi è in possesso di palla. Questo probabilmente bisogna chiedere poi a Bagnoli, qui lancio il messaggio da Guano, se la preparazione dopo la partita col Milan è stata particolare e possono accusare un po' di stanchezza. Francesco Dell'Anno pronto alla battuta di questo calcio di punizione, mentre l'arbitro Luci dispone la barriera Amaranto.
proverà col suo destro a rientrare, palla bassa, respinge ancora una volta la difesa, prova a scattare Bagnoli, ecco il contropiede del Livorno, si fa vedere subito Dantò che riceve 2 contro 2, mentre in posizione di esterno sale anche da Momio Bagnoli, e questa volta non viene perfezionato lo scambio con Dantò e Bagnoli non si è accorto che alla sua sinistra era salito diligentemente da Momio, pronto a ricevere la sfera. Riparte l'Inter con Dell'Anno e poi Fontolan che mette giù la sfera, è pronto al cross, chiama palla Bergkamp, riceve Jonk, eccolo qua Dennis Bergkamp, si porta in zona tiro, poi tocca per Berti e Pancev, anche lui circondato, Jonk destro, alto di poco. E qui abbiamo visto le doti balistiche di Vigneault. Sì, che tra l'altro non ha cercato la conclusione di potenza, cioè di collo pieno, ma è andato di interno collo, di piatto quasi a piazzarla. Certamente da una posizione non agevole, ma dimostra la forza, vedete come ha aperto il piatto, ha cercato questo tiro tagliato e anche a scendere. 37 minuti di gioco, si fa vedere anche l'Inter con il tentativo che abbiamo rivisto qualche istante fa grazie al replay proposto da Valeria Grandi, Vigneault con il suo tiro finito di poco alto. Orlando, ecco Jonk, Gianluca Festa, poi Dell'Anno, Bergomi, chiude tutti gli spazi il Livorno, Bergomi ha scambiato con Orlando, ecco il passaggio in profondità per Berti che si propone questa volta sull'out destro, ecco il cross, è uno spiovente che cade dalle parti di Pancev e poi libera, per modo di dire, Rubinacci mettendo in calcio d'angolo. È il numero 7 inquadrato Darko Pancev. Inter che si distingue almeno per il numero dei calci dalla bandierina. Ecco la parabola di Dell'Anno, ancora Boccafogli non si fida con i pugni, questa volta non si fida appunto ad agguantare la sfera. Il gioco è fermo, pubblicità. È già in zona d'attacco il Livorno, attaccato da Bergomi, Dantò alla meglio della difesa nerazzurra che si distende, ecco Fontolan, Dell'Anno e colto in controtempo Vigneault, palla che finisce in fallo laterale. Rubinacci con le mani, si fa vedere, riceve Baldo, ancora Rubinacci e poi Bellatorre. Beretto alla sua sinistra, eccolo che riceve, sale il pressing di Jonk ai danni di Baldo, poi Bellatorre, per linee orizzontali sempre il Livorno, Rubinacci ancora Baldo, Bellatorre, Cook, zona tiro, Bagnoli va via ancora in velocità e ancora una volta Bagnoli ha tentato di impegnare Zenga, e un tentativo che ha fatto venire i brividi al portiere nerazzurro. Ancora una volta il primo metro sul controllo, tocco e fuori e via, e si è liberato il tiro, vedete com'è molto svelto, via, porta via molto bene la palla, poi calcia di leggero esterno, ma è un'Inter statica anche nel suo pressing, è un pressing di attesa, non è assolutamente di offesa. Dunque ancora una volta Andrea Bagnoli ha messo in difficoltà la difesa nerazzurra, Andrea Bagnoli di cui abbiamo visto le ottime doti dal punto di vista della velocità, Andrea Bagnoli che è stato il giocatore che ha segnato il gol a Pagliuca che ha portato in vantaggio il Livorno contro la Sampdoria, partita poi finita 1. Jonk in zona tiro, ci prova, e il destro rimbalza contro la testa di Boccafogli e poi libera Bellatorre, fuori campo, pubblicità per noi. Gioco ancora l'Inter in attacco dopo l'azione che rivedremo sicuramente tra qualche istante, il colpo di testa involontario di Boccafogli, sale Battistini, si fa vedere, riceve Bergomi, vicino a lui c'è Orlando, si accentra Bergomi, poi Bergkamp prova a lavorare anche con il tacco, poi in qualche modo riesce a servire Bergomi, Orlando, zona cross, Battistini, si fa vedere Berti e riceve, sul settore opposto c'è il libero Dell'Anno, ecco la sfera per lui. È in zona cross Dell'Anno, lo effettua di destro, stacca di testa da Mommio, poi Fontolan, il ponte e questa volta Boccafogli riesce ad agguantare la palla ed ha rimesso velocemente per l'anticipo di Festa ai danni di Bagnoli. Nuovo Bergomi.
poi Dantò ha scambiato con Bagnoli, si fa vedere Peretto e riceve in sovrapposizione, attaccato da Orlando, ancora Peretto, cade, si rialza, il duello con Orlando, l'intervento di Luci, il calcio di punizione a favore del Livorno. E inquadrato c'è Gabriele Peretto, giocatore che ha messo spesso in difficoltà la difesa nerazzurra, le sue cavalcate sul settore sinistro. Pronto il calcio di punizione, mentre rivediamo il tiro di Jonk che rimbalza e colpisce la testa di Boccafone. Ancora sulla linea, evidentemente hanno fatto un solo proposto di una linea di gesso appena accennato. 3 minuti al termine, ma attenzione a Baldo che è pronto a lavorare con il destro questa punizione, non riesce a staccare Bagnoli, ci riesce Festa che libera, poi Rubinacci, anche lui in zona cross, riceve da Mommio, zona tiro, destro che viene deviato da Jonk, calcio d'angolo numero 1 a favore del Livorno. Ed ecco Stefano Damomio che si proietta spesso dalle parti dell'area di Walter Zenga, bella torre pronto dalla bandierina, si dispone la difesa dell'Inter oggi in maglia gialla, maglia da trasferta, bella torre, secchinato dell'anno per liberare, Baldo, Baioni. Del Livorno che detta gioco, ecco il lancio di Baioni, poi stacca di testa Fontolan, Berti appoggiato per Jonk, Fontolan, può ripartire l'Inter, chiede palla Bergkamp a centrocampo, Berti, ecco che finalmente la palla arriva a Bergkamp servita da Jonk, Orlando attaccato fallosamente secondo Luci, calcio di punizione per l'Inter. E rivediamo. E direi che va in anticipo, cerca l'anticipo almeno, la punta arriva prima Orlando, fallo giustissimo. Orlando lascia Dell'Anno, pronto alla battuta Francesco Dell'Anno. Abbiamo detto prima che è stato il giocatore che ha ricevuto più falli nello scorso campionato, ebbene è stato anche quello che ha effettuato più cross. E questa volta Boccafogli, anche se in due battute riesce a far sua la palla, pronta la rimessa in gioco dove c'è Festa con la testa. Doppio colpo di testa Calandra da Mommio, poi di nuovo con la testa Peretto che subisce fallo da Dennis Bergkamp, calcio di punizione in zona difensiva per il Livorno. Quando rivediamo, vediamo grazie alla nostra grafica che il tempo effettivo è di 25 minuti e 15 secondi su 44 minuti di gioco, direi abbastanza, Roberto. Sì, sostanzialmente sì, e direi che forse mi aspettavo anche qualche cosina di più, così a sensazione, però sarà curioso anche vedere dopo il possesso di palla come si è suddiviso, anche perché la velocità del Livorno è stata sicuramente tale anche nel possesso, quindi veramente vedremo qualcosa di più per l'Inter che però è stata molto meno pericolosa. Dell'Anno in posizione di playmaker, lavora con il destro, Pance, Baioni, può ripartire il Livorno con Baldo, riesce a tenere su la palla malgrado uno stop a seguire piuttosto difficoltoso, mentre i 21.000 dell'Armando Picchi si esercitano nella ola, veramente tanto entusiasmo, ecco un dribbling di Baldo poi rimontato da Fontolan, Berti, palla in profondità, troppo in profondità, Boccafogli, incredibile l'entusiasmo dell'Armando Picchi, Festa, viene pressato Festa, riesce ad uscire dalla morsa di Bagnoli e Bellatorre, poi Bergkamp, ecco l'Inter in attacco, si fa vedere Berti, riceve Pance, troppo in profondità e poi c'è il fuorigioco di Pance, dunque ha avuto fitta Bergkamp perché poteva avere due soluzioni, o Pance va a destra o Berti che stava inserendo a sinistra, la palla non deve essere rimbalzata male, ma è stata la vera occasione che l'Inter ha avuto in questo primo tempo. Entusiasmo alle stelle qui a Livorno per l'amichevole tra Livorno ed Inter, una piazza del genere sicuramente non merita la C2. Dell'Anno lavora con il petto, poi mette giù la sfera, è pronto con il destro, si va a vedere anche Fontolani in profondità da Mommio, mentre abbiamo superato da 45 secondi il 45esimo minuto, ci riprova l'Inter con Jonk. E c'è il fischio di Luci
E dunque fine del primo tempo, le due squadre in parità, 0-0 il risultato, ma sicuramente meglio il Livorno dell'Inter. Livorno che ha messo le corde alla formazione nerazzurra. Alberto Daguanno è pronto a centrocampo e con lui c'è Nicola Berti. A te Alberto. Grazie Nicola Berti, tanto per cambiare, il più attivo della sua squadra. Se fossi nato ad Amsterdam invece che a Salso saresti tu la stella dell'Inter. No, esageriamo. Siamo stanchi, un po' stanchi. Ecco, infatti anche Bettega ipotizzava in telecronaca che magari c'è una preparazione un po' più dura. Poi abbiamo fatto abbiamo disputato un torneo solo due giorni fa, stamattina un'altra partita, dunque sono abbastanza imbalato, ma il secondo tempo sicuramente andrà meglio. Grazie a Nicola Berti, lì la regia. Di nuovo collegati con lo stadio Armando Picchi di Livorno, risultato dopo i primi 45 minuti 0-0 tra Livorno ed Inter, e vediamo con la grafica il risultato dopo i primi 45 minuti. I tiri sono stati 6 per parte, dunque equilibrato, le parate 3 di Boccafogli, 1 di Walter Zenga, i falli fatti 11 dell'Inter contro i 10 del Livorno, i corner, e qui c'è l'unico predominio netto nerazzurro della prima frazione, 7-1 a favore dell'Inter, 2 fuorigioco contro 0 del Livorno per l'Inter, ammoniti 1, e lo ricordiamo è Bergomi al 31esimo minuto di gioco per un fallo di mano. Il possesso è a favore dell'Inter, 55% contro 45%. Sembrerebbe un risultato stretto all'Inter, no? Visti i dati, visti le parate, visto il possesso di palla, visti i calci d'angolo. In effetti poi non è così e il campo ce l'ha dimostrato. Le emozioni non sono mancate in questi primi 45 minuti, le rivediamo tutti insieme grazie al commento da Milano di Antonio Bartolomucci. Benissimo, eccoci al riassunto che parte con il primo affondo del Livorno ed è Bagnoli che si incune in area, tenta di superare Zenga, la palla è fuori. Ancora il Livorno al 12esimo su di un'incursione dello stesso Andrea Bagnoli, Rubinacci si libera, prova il destro e trova pronto e ben piazzato Zenga. A fondo dell'Inter al 18esimo, discesa di Berti che cerca il triangolo con Pancef, il tocco del Macedone è impreciso ma un rimpallo del pallone mette in difficoltà il portiere livornese, si salva poi la difesa. Alla mezz'ora ancora un rischio per la difesa interista, Jonka alla peggio in un tackle permette a Bagnoli di incunearsi in aria, vedete poi la difesa che si libera con qualche affanno, anche il rinvio di Zenga è impreciso. Al 37esimo si fa vedere l'Inter con questo tiro di Jonko, destro calibrato ma alto. La risposta del Livorno non tarda, Cook lavora un buon pallone, Bagnoli si libera e spara di destro, il tiro però è al lato ed è tutto, linea alla regia. Nuovamente collegati con lo stadio Armando Picchi di Livorno che presenta un colpo d'occhio incredibile, 21.000 spettatori, tutto esaurito, con buona parte dei biglietti bruciati in prevendita per questa amichevole che vi stiamo commentando. Livorno-Inter dopo i primi 45 minuti, il risultato è di 0-0, il Livorno ha già fatto la sua comparsa sul terreno di gioco, al mio fianco come sempre Roberto Bettega. Per l'Inter suona un po' il campanello d'allarme, anche perché questo è il terzultimo test prima del campionato per la formazione di Osvaldo Bagnoli. Ma io non più tardi di ieri sera ho detto che interpreto queste partite di agosto sempre con una certa cautela, e direi che anche questa dell'Inter è da interpretare in questo senso. Alberto Daguanno a bordo campo, con lui Francesco Dell'Anno, li vediamo inquadrati. A te Alberto. Eccolo Francesco Dell'Anno, grande movimento per te anche questa sera, hai svariato sulla destra, sulla sinistra, però un Inter un po' stanca. Ma sì, siamo un po' affaticati, diciamo anche oggi, anche stamattina abbiamo fatto un allenamento sotto un caldo terrificante, e questa sera abbiamo trovato una squadra molto ossia che ci sta facendo correre davvero molto. Una sorpresa, infatti anche la difesa è stata messa a dura prova, allenamento doppio quindi per l'attacco e per la difesa. Ah sì, ci hanno messo in difficoltà dal reparto difensivo in attacco, quindi un vero test. Grazie a Dell'Anno, linea Alberto Brandi. Grazie ad Alberto Daguanno, per noi a bordo campo le due squadre sono schierate sul terreno di gioco, abbiamo visto almeno così dopo un primo colpo d'occhio solo un cambio tra le due formazioni, è entrato per il Livorno il numero 18 Scalzo, un giocatore di cui si parla molto bene, ha preso il posto di Dantò, un giocatore
Becchera in campo con la casacca numero 11. Tutto è pronto, l'arbitro Luci di Firenze per i secondi 45 minuti di Livorno ed Inter. Vi ricordiamo, si parte dallo 0-0 del primo tempo, ma soprattutto si parte da un predominio, almeno dal punto di vista delle occasioni, decisamente pendente a favore del Livorno. Partiti con Fontolan sul settore di sinistra, scambiato con Dell'Anno e poi Battistini. Si sgancia e ricevuto Festa. Cerca un compagno libero, lo trova nella fattispecie in Berti. Orlando, ancora Berti. L'Inter è costretto a ripiegare, si sgancia Battistini, lo insegue Scalzo. Bergkamp, serve molto bene Battistini, siamo vicini all'area punch, zona tiro, scaglia il suo destro e poi c'è l'intervento di Luci, a terra Sergio Battistini, protagonista di questa prima incursione nell'area difesa da Boccafogli, e l'intervento di Luci è per decretare un calcio di punizione in attacco a favore dell'Inter. Passato un minuto di gioco, si è rialzato Battistini, pronti in zona di sparo, ci sono Dell'Anno, si sposta Fontolan, dovrebbe essere la posizione buona per il destro a rientrare di Dell'Anno. Il destro tagliato, pure c'è Young verso il centro che potrebbe aspettare o attendere un passaggio, del resto comunque siamo ai 16 metri o potremmo andare ai 18 se la palla toccata leggermente indietro, posizione molto bella. Dell'Anno pronto alla battuta, fa lavorare il destro, respinge Cook, nulla da fare per l'Inter, ancora Battistini, lancio in profondità in zona morta, per meglio dire dove c'è Baioni, Scalzo mette giù la sfera, scappa Bagnoli, interviene da Tergo Jonk, poi Dell'Anno per Zenga con i piedi, Orlando, mentre vediamo un primo piano di Cristian Scalzo, giocatore entrato dal 46esimo minuto, lo vedremo in campo come già detto al posto di Tantò. La testa ha staccato Calandra, poi ancora con la testa Pance, Berti non riesce a uscire dalla gabbia di Cook e Bellatorre, da Momio, Festa, Orlando, ancora Festa in sovrapposizione, è inseguito da Baldo, zona cross per Festa, ancora lui, di nuovo il dribbling e danni di Baldo, porta il pallone sul destro e poi serve Orlando, prova di nuovo la percussione, si allunga un po' troppo la sfera, chiude di Mommio, fuori campo, pubblicità. 2 minuti e 42 di gioco, come vedete dalla sovraimpressione il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra Livorno ed Inter, all'Armando Pinchi di Livorno, con la testa Festa, poi Bellatorre, ecco Scalzo, velocissimo, punta Festa, lo mette subito in difficoltà, poi si accentra, l'apertura per Cook, tocca Dell'Anno, Jonk, Bergkamp, qualche spazio questa volta per lui, può provare la fuga, ancora Bergkamp, lo attacca da Mommio, che ha la meglio, ancora da Mommio, prova ad uscire da Bergkamp, lo aiuta Rubinacci e si distende molto bene il Livorno. Sicuramente Bergkamp non è stato aiutato nel suo tentativo di pressing e quindi è stato messo in mezzo, anche se è un Bergkamp che non mi sembra volere assolutamente rischiare nulla proprio per imprevisione del futuro. Attivissimo Scalzo, poi vi diremo una delle ragioni per cui è così attivo, fuori gioco di Baioni, molto discusso dai tifosi del Livorno, dicevamo a proposito di Cristian Scalzo, è un aggregato, è in cerca di contratto, è ancora di proprietà del Pavia. Zoratti, l'allenatore del Livorno, gli ha promesso il contratto, ma in cambio lo vuole più disciplinato in campo. Battistini per Pance, poi Festa, ancora Berti, attaccato da Baldo, l'intervento del guardaline per segnalare un fallo ai danni di Berti, lo ascolta questa volta Luci, dunque calcio di punizione in zona d'attacco per l'Inter. Abbiamo visto Berti che cercava spazio, pronto alla battuta è comunque Wim Jonk, sale anche Festa, parabola, Pancev, duello con Baioni, entrambi hanno spinto, il fallo, l'ultimo fallo è quello dell'attaccante Vinco Pancev. Forse sì, è andato giù, ha premiato la caduta antecedente, ovviamente qua non comparirà, ecco, si vede solo i due, diciamo che il difensore era davanti in anticipo, improvvisamente è scivolato, diciamo così, e Pancev ha potuto andare a tentare il colpo di testa da posizione molto molto invitante.
Ha rimesso in gioco Boccafogli con la testa, Battistini su Bagnoli, poi Fontolan, si fa vedere Dell'Anno, riceve opportunità per Dell'Anno che però non riesce a far sua la palla. Rubinacci, è ripartito il Livorno, Bella Torre, e ancora una volta l'intraprendente Scalzo si fa vedere in sovrapposizione. Rubinacci punta l'area, Scalzo non trova Bagnoli, riparte Festa, e poi Orlando prova la sgroppata sul settore di sua competenza, palla in verticale per Bergkamp, attaccato con Calandra, il duello, ancora Bergkamp in zona cross, il dribbling e poi viene rimontato da Baioni, seconda battuta. Attenzione a Bagnoli, vicino a lui si va a vedere Scalzo, ancora Bagnoli, è attaccato là dietro da Fontolan, calcio di punizione, lo vediamo tra un attimo. Roberto Betti, che è un po' la fotocopia del primo tempo, non c'è più Dantò, ma c'è Scalzo, un altro elemento veloce che ha le carte in regola con Bagnoli per mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. Sicuro, se non si fa tradire, vediamo il fallo da Tergo di Fontolan, se non si fa tradire dalla sua frenesia, perché anche il tentativo di 1-2 di prima con Bagnoli è stato proprio non eseguito bene per queste gambe che vanno a una velocità forse eccessiva, o almeno troppo eccessiva rispetto al suo pensiero, e quindi lo portano a sbagliare. Baldo vicino alla sfera, vicino a lui Rubinacci e dietro Peretto, probabilmente sarà incaricato quest'ultimo a battere, eccolo qua Peretto, il suo sinistro batte contro Fontolan che era salito, rimessa laterale per il Livorno, è pronto con le mani Rubinacci, si fa vedere, riceve Scalzo, ancora Fontolan in out. Sempre grande entusiasmo all'Ardenza, Fontolan, Caparbio, Dell'Anno attaccato, ancora Dell'Anno e questa volta viene messo giù fallosamente, calcio di punizione a favore dell'Inter, si rialza Francesco Dell'Anno, 26 anni, soffre ancora di alcuni dolori alla caviglia destra dopo uno scontro riportato nell'ultima giornata dello scorso campionato nella partita disputata con la Roma, uno scontro ravvicinato con Rizzitelli. Orlando in zona cross, dalle parti di Pance, libera Calandra, Fontolan può rimetterla in mezzo, sbaglia il passaggio per Pance, riparte ancora il Livorno, ci prova in velocità con Bella Torre, costretto a ripiegare, Boccafogli con i piedi, palla spedita in zona morta dove c'è Orlando, Bergkamp aggancia col petto e poi su di lui Peretto a mettere in fallo laterale, fuori campo, pronto con le mani in zona d'attacco a rimettere in gioco Gianluca Festa. Orlando porta sul fondo e palla che finisce direttamente oltre la delimitazione del campo, ci sono i fischi del pubblico per questa Inter che stenta a decollare. Ma è un Inter che sta giocando singolarmente, nel senso che avevo proprio nell'ultimo incontro che l'Inter, che avevo commentato dell'Inter a Parma, sottolineato come con Parma in movimento ci sono 7 giocatori che si muovono, che si propongono. L'Inter quest'oggi deve avere proprio le gambe pesanti e le idee quindi annebbiate, perché si muove solo sostanzialmente il giocatore che ha la palla, ci sono pochissime alternative e moltissimi errori come questi, come questo anche di Bergkamp. Abbiamo visto anche questo errore di Dennis Bergkamp, Inter che ha nelle gambe i seguenti incontri amichevoli, con Rovereto 4-0, col Val di Fiemme 8-0, Inter Bianca batte Inter Nerazzurra 3-1, poi un amichevole importante al Tardini con il Parma finita 2-2 in parità, poi il triangolare di Verona con doppia vittoria dell'Inter col Verona e col Chievo per 1-0 e poi il Memorial Ghezzi con la vittoria per 2-0 col Cesena e la sconfitta al 41esimo grazie alla punizione di Boba con il Milan. Battistini ha cambiato gioco per Fontolan, dopo aver litigato con la sfera Fontolan si porta in zona cross, Boccafogli senza problemi, 9 minuti del secondo tempo, nessuna emozione per il momento nei secondi 45 minuti, ecco Bagnoli con la testa, Bergomi ancora con la testa, Rubinacci, poi Scalzo, ecco che riceve Rubinacci, si fa vedere Scalzo, viene anticipato questa volta di giustezza da Battistini che sbaglia il disimpegno, attenzione a Bagnoli, il destro poteva tirare di sinistro, poi si vede che non è proprio il suo piede. No, ma è arrivato un attimino, si è allungato un attimino la palla, quando si è accorto che stavano per arrivare in scivolata i difensori interisti non ha avuto altra scelta, solo che aveva la palla abbastanza lontana dal corpo e quindi non ha potuto dare né potenza né precisione. L'Inter riparte da Dell'Anno,
si fa vedere, riceve Bergkamp, è un altro tentativo velleitario questo di Dennis Bergkamp, che prova la battuta da 25 metri, palla che finisce abbondantemente a lato. È primo piano per Dennis Bergkamp, ha esordito nella Serie A olandese a 17 anni quando allenatore dell'Ajax era Johan Cruyff, a 22 presenze nella nazionale olandese, 13 gol per lui. Ecco Peretto, scalzo, attaccato da Bergomi. Bella Torre in suo ausilio, riceve Baldo, Jonk su di lui, pressing di Jonk, Bella Torre, Cook, buona questa geometria ancora per Baldo, si porta in zona cross, opta per lo scambio e c'è il tiro di scalzo, è un destro, vicini al limite, non impensierisce Zenga, fuori campo, pubblicità per noi. Inquadrato Christian Scalzo, è nato a Milano, cresciuto nel Pavia, l'anno scorso ha giocato 32 partite segnando 7 gol in Serie C2, appunto con la maglia del Pavia. Berti, attaccato da Bella Torre, anche lui costretto al ripiego, poi Zenga con i piedi. Bergoglio, si fa vedere Battistini che riceve, Bellano in posizione arretrata, Bergomi si sgancia la fascia sinistra, ancora Bellano viene tagliato fuori dal gioco a favore di Jonk, in verticale per Pance, attaccato da Calandra vittoriosamente, scalzo, riparte il contropiede della formazione di Zoratti, Bella Torre, un dribbling ai danni di Orlando e poi in profondità per Bagnoli che tenta di lasciar sfilare una sfera per poter favorire l'inserimento centrale del suo partner d'attacco Scalzo. Tentativo svanito, l'Inter riparte da Fontolan, Dell'Anno, poi Jonk, sempre per linee orizzontali, prova a verticalizzare l'olandese, fa servendo Orlando, è sbagliato il passaggio di ritorno dell'ex Udinese e allora ci prova ancora il Livorno con Cook, lo scatto di Bagnoli, su di lui Bergomi, zona cross per Bagnoli, punta Bergomi sul fondo, palla in mezzo, attenzione il tiro, palla che finisce di poco a lato, di nuovo il Livorno vicino al gol con questo tentativo dal limite. Abbiamo visto l'iniziativa di Bagnoli che questa volta al posto di corsare si è portato sul fondo e poi ha servito al centro Bella Torre, che è stato l'autore del tiro che abbiamo appena visto. Rivediamo, è un intelligente comunque sia il cross indietro, direi giustamente preoccupato anche Bagnoli, forse sarà almeno preoccupato perché conosce bene quella che è lo stato dell'arte della sua squadra, però direi altrettanto bene questo tentativo di piatto di incontro perché Zenga non sarebbe certamente arrivato lì. Orlando, Inter che si riversa nella metà campo del Livorno ma trovando pochi sbocchi in attacco, Pancev non è riuscito a far ritornare la palla, ripeto, a Jonk e dunque si distende di nuovo in velocità il Livorno con Rubinacci, si fa vedere Baldo, palla in profondità per Bagnoli e questa volta non c'era il fuorigioco ma il pallone era troppo in profondità, non ha avuto problemi Zenga ad intervenire, Dell'Anno in posizione di playmaker centrale, Pancev, poi Orlando, Jonk sul settore di sinistra, centro-sinistra, Fontolan prova il tiro e si vede che sono tutte iniziative personali. Ma personali anche con, sapendo benissimo che hanno scarse possibilità di successo perché da fermo così da 28 metri o all'incirca quella misura, insomma bisogna veramente pescare un giorno clamoroso per fare gol. Fontolan per Festa, poi Jonk, duetto con Bergkamp, poi Orlando, Jonk, chiama palla Fontolan, la riceve per primo Bergomi, si sgancia il capitano nerazzurro, Pancev costretto ad arretrare per poter toccare e partecipare all'azione e di nuovo la palla in out, pubblicità. Pochi secondi al quindicesimo minuto del secondo tempo, 0-0 risultato tra Livorno ed Inter, con Pancev che ispira Dell'Anno, fa lavorare il destro,
poi ancora una volta l'Inter in avanti con Festa, prova la battuta e ancora una volta un destro da lontano che si spegne a lato, in questo caso alla sinistra di Boccafogli, è inquadratura per Gianluca Festa. Invece questo in primo piano è l'allenatore del Livorno, Giuliano Zoratti, 46 anni, è nato a Udine, un ex calciatore, ha giocato nell'Udinese in Serie C e qui ha conosciuto Giacomini, del quale è stato vice allenatore dal 1977 all'86 a Udine, a Milano, col Milan, a Torino, a Napoli, a Trieste e a Perugia. Davomi ha rispedito la palla in avanti, poi Festa, Jonk, varco libero, si fa vedere e riceve ancora Festa vicino al lato destro, Jonk sbaglia il passaggio di prima intenzione, riparte Cook, scalzo, attaccato da Fontolan, nasconde e mantiene bene la palla, poi Rubinacci e scatta ancora scalzo, Bagnoli al centro, attenzione a Rubinacci e c'è l'intervento a forbice ai suoi danni di Dell'Anno, a terra Rubinacci, calcio di punizione per il Livorno. È quasi un fallo quasi da ammonizione, almeno Dell'Anno poteva anche porgere la mano, aiutarlo a tirarsi su, perché è veramente un tentativo di abbattere l'uomo più che di cercare la palla. Comunque, a parte questo, credo che sia soprattutto frutto di questa mancanza che l'Inter ha di riuscire a prendere questi ragazzini, se ragazzini possiamo chiamarli, che sono ancora, anche se siamo a circa il 60esimo, molto ben in palla, molto pronti a correre su tutti appunto i palloni giocabili. Dicevamo, piccolo campanello d'allarme per l'Inter, un passo indietro rispetto alle precedenti esibizioni, nella fattispecie rispetto a Parma e al triangolare di Cesena. Inter che è ancora davanti a sé, giovedì prossimo il triangolare con Real Saragozza e Flamengo a San Siro, e martedì 24 l'amichevole di lusso all'Olimpico con la Lazio. Entrambi gli appuntamenti vi saranno proposti in diretta da Italia 1. La battuta di Baldo, c'è un nuovo intervento falloso questa volta di Bergomi ai danni di Scalzo. Guadagna qualche metro il Livorno, calcio di punizione alla battuta, c'è pronto Baldo, si allontana anche Dell'Anno, è in zona cross, ci sono Bagnoli, Scalzo, Bellatorre, salito anche Baioni. Prova a staccare da Mommio, non riesce a intervenire nemmeno Berti, palla in out, pubblicità. È il 18esimo minuto qui a Livorno, stadio Armando Pichi, 0-0 tra Livorno ed Inter. Ci riprova ancora la formazione nerazzurra con Fontolan e questo è il classico esempio di deconcentrazione. Beh, sicuramente io vorrei veramente non parlare con Bagnoli di nuovo rispetto alle battute iniziali per capire, per spiegare, direi che nessuno meglio di lui può interpretare in qualche maniera l'atteggiamento della sua squadra, dei suoi giocatori, perché è certamente vero, saranno stanchi per una certa qual preparazione, però hanno anche certamente affrontato l'avvenimento, l'incontro con una certa sufficienza. Attenzione al cambio in corso, sta per entrare il numero 14, si tratta di Ricky Di Bin e al suo posto esce Peretto, se non sbagliamo, visto che il ruolo di Di Bin è quello di esterno sinistro, dovrebbe andare a collocarsi al posto del numero 6 del Livorno e in effetti è così. È entrato Ricky Di Bin, dobbiamo raccontare la sua storia, è arrivato ieri nel ritiro di Casciana Terme, dove è situato appunto il ritiro del Livorno, direttamente da Catania, è uno dei giocatori che militava nel Catania, tagliato recentemente dalla Serie C, ha un passato comunque, lo ricordiamo, anche nel Torino, col quale ha disputato due presenze in Serie A nella stagione 87-88, lo vedremo in azione. Ancora Scalzo, si fa vedere Rubinacci, palla troppo in profondità, fuori campo, si riprenderà con la rimessa in gioco di Walter Zenga. Dicevamo di Ricky Di Bin, un nuovo acquisto di Claudio Achilli, il patron del Livorno, che ha promesso di portare questa squadra entro 3-4 anni in Serie B. Da Mommio con la testa, poi Rubinacci. Stavolta interviene Fontolan, prova il dribbling ai danni di Baldo, gli riesce poi Pancev servito da Jonk. Fontolan, Jonk, Orlando, continua la manovra di aggiramento dell'Inter che fa fatica a trovare spazi per portarsi al tiro, alla conclusione. Berti anticipato da Damomio, ci prova Festa, Orlando,
palla spedita in mezzo senza grosse pretese, libera Cook. Ed ecco Scalzo che ha messo la palla avanti a Fontolan, lo brucia in velocità, si fa vedere ancora Bagnoli, palla che taglia il campo e non riesce a intervenire Bellatorre che si era proposto. Attenzione a Zenga, Bagnoli in rete, incredibile, Livorno in vantaggio. Zenga ha provato a fare un qualcosa che non doveva, ha provato a portarla via di tacco quando aveva da aprire sulla destra, era sovrando abbastanza solo. Complimenti a Bagnoli che ci ha creduto, però Zenga, che per adesso potevamo ritenerlo almeno incolpevole, vede che finta il passaggio, cerca di portarla via di tacco, quando è troppo tardi la spinge contro le gambe dell'avversario. Direi che veramente è un Inter che, quando diciamo deconcentrata, è la testimonianza più lampante proprio questa. Guardate Orlando di fronte a lui, da dare, lui cerca di portarla via e invece la spinge praticamente sui piedi dell'avversario. Impietrito Walter Zenga, Livorno clamorosamente in vantaggio, ed è il giustiziere delle grandi Andrea Bagnoli, già a segno contro la Sampdoria al 20° minuto del secondo tempo, Livorno in vantaggio. E a questo punto staremo a vedere se l'Inter ha ancora un po' di stamina per poter tentare questa rimonta. Bergomi, la partita si fa interessante, Jonk per Orlando, Livorno in vantaggio con Bagnoli, festa, pubblico si esalta e c'è questo intervento alla kamikaze di Rubinacci ai danni di Fontolan. Sì, non pensavo mai più che andasse a intervenire di piede su questa palla, pensavo che adesso in anticipo di testa, invece mette un piede in una posizione pericolosissima. Un colpevole, volontario o meno, il cartellino giallo ci stava tutto assolutamente, e ha ragione Bergomi di protestare, perché può essere non volontario, ma la pericolosità del fallo era tale da meritare assolutamente almeno il giallo. Livorno galvanizzato, anche se c'è stato questo eccesso di ardore agonistico da parte di Rubinacci, abbiamo rivisto il suo intervento e forse il cartellino giallo ci sta. Jonk, esplode l'ardenza di Livorno. Orlando, palla ribattuta, calcio d'angolo, lo vediamo tra 7 secondi. 23 minuti di gioco, calcio d'angolo per l'Inter, è il numero 8 per la formazione nerazzurra, ha battuto Orlando. Berti, possibilità per il tiro, poi ancora Orlando in suo ausilio, cross ribattuto da Damomio. Orlando alla caccia del pallone, in out, rimessa laterale con le mani, lo stesso esterno, si fa vedere, riceve Berti. Inter che si riversa nella metà campo livornese, prova lo spunto Berti, zona cross, lo effettua, non arriva Pancet, ci arriva Calandra, calcio d'angolo numero 9 per l'Inter dopo 23 minuti di gioco, partita che si è infiammata dopo il vantaggio livornese. Al 20° minuto Bagnoli, sfruttando una clamorosa indecisione di Walter Zenga, dell'anno con il suo destro dalla bandierina, palla a rientrare, libera ancora la difesa con Baldo, Jonk, Pancev, Bergomi, zona tiro, rinuncia Berti, si fa vedere Orlando, ancora Berti, prova lo scambio con Bergomi, poi libera Calandra, sale anche Di Bin, lo scontro con Orlando, con la testa due volte Orlando, poi mette giù la sfera, la domestica in qualche modo, poi la spedisce in mezzo, Inter forse natamente in attacco, Fontolan si fa vedere dell'anno, ancora Fontolan, poi Jonk, prova a verticalizzare, Di Bin, poche idee per l'Inter, Scalzo, attenzione al contropiede, punta l'avversario, si fa vedere di nuovo Bagnoli, Bagnoli, e c'è fallo su di lui di Bergomi, l'intervento di Luci, a terra Andrea Bagnoli e inquadrato Peppe Bergomi. Beh, direi che questa volta c'era il fallo, era arrivato per primo Bagnoli mi pare sulla palla, l'aveva portata via, eccolo qua che l'anticipa e poi Bergomi va sulla gamba d'appoggio. Ma l'Inter adesso rischierà anche qualche cosa, difatti Battistini prima si era schierato proprio centravanti, Bergomi si troverà a giocare qualche volta uomo contro uomo e dovrà stare anche attento. Ecco Di Bin, cross al centro, Zenga, questa volta sicuro, li mette velocemente con le mani, qualcosa da dire ai tifosi che lo fischiano Walter Zenga, questo di stizza del numero uno nerazzurro. Berti per dell'anno, prova l'avventura Pancet,
Palla per Bergkamp, zona tiro, riesce a toccare solo debolmente. Palla che poi viene smorzata, è costretto a rimettere con i piedi Boccafogli. Festa su scalzo, non riesce ad addomesticare la palla, dunque rimessa laterale in zona d'attacco per un Inter che a questo punto pare piuttosto confusa. 26 minuti di gioco, 19 al termine, e per il Livorno si avvicina la grande impresa. Dopo aver pareggiato con la Sampdoria, sta per il momento vincendo questo incontro con l'Inter per 1-0. Ci prova Berti, distende la falcata, ancora Berti, si allunga troppo la sfera, libera da Mommio. Fontolan. Ecco Battistini. Jonk. Poi si fa vedere sul settore di destra e riceve Festa. Zona cross, scambio con Bergkamp, attaccato da Calandra. Berti, Bergkamp, ancora Bergkamp, Pancev si scosta, Bergkamp si fa vedere Dell'Anno e riceve in profondità, palla al centro e c'è il tocco di Rubinacci che è andato a chiudere e poi la palla è carambolata sul piede di Dell'Anno e rimessa in gioco a favore del Livorno, un giocatore a terra, il gioco è fermo, 26 minuti di gioco, inquadratura per Dell'Anno. Io direi una cosa, che è sintomatico il fatto che Bagnoli non faccia cambi in una partita in cui abbiamo detto tutti, l'hanno detto i giocatori, sono stanchi per la grande preparazione, per partite frequenti, però credo che Bagnoli voglia lasciare, come si dice, nel loro brodo quelli che sono in campo ed impedire una figura non certo eccelsa a degli eventuali sostituti. Il gioco è fermo, ci fermiamo anche noi. Nuovo collegati con Livorno, 27 minuti del secondo tempo, sta per riprendere il gioco e diciamo che Bagnoli non effettua cambi anche perché coloro i quali sono in panchina, cioè Abate, i due Paganin, Manicone, Schillaci e Di Napoli, hanno giocato oggi pomeriggio con l'Inter B, un amichevole con la formazione primavera, una partita che è finita 4-1 per la cosiddetta Inter B, sono andati a segno Schillaci, Di Napoli, Zanchetta e Scialimo, e hanno giocato 90 minuti bianchi e ferri. Commesso fallo Bergkamp, dunque inutile questo suo tentativo di offendere la porta di Boccafogli. Si ripartirà con un calcio di punizione affidato a Baioni, mentre Zoratti ha pronto un nuovo cambio, dovrebbe uscire il numero 9 Pagnoli, autore del gol, c'è pronto con il numero 19 Campistri che si sta riscaldando a bordo campo. La battuta lunga di Damomio, ecco scalzo con la testa, sbagliato l'assist a favore di Rubinacci ed ecco il cambio preannunciato dopo 28 minuti del secondo tempo, esce Bagnoli ed entra Campistri e a questo punto assisteremo probabilmente, anzi sicuramente, ad un'ovazione dei 20.000 di Livorno in favore del giocatore che ha realizzato il gol che per il momento permette al Livorno di sognare. Sicuramente un'amichevole vinta contro l'Inter sarebbe un'iniezione di fiducia incredibile a favore di questa squadra che sta per affrontare il campionato di C2. Prova l'Inter con Festa, Berti attaccato da Damomio e Dibin, palla in mezzo, non riesce a intervenire Pancev, libera Baioni, ecco Campistri che non riesce a intervenire. Parliamo di Luca Campistri, 23 anni, un altro giocatore cresciuto nel Pavia, questa è la sua seconda stagione a Livorno, l'anno scorso ha disputato 29 partite segnando 6 gol. Palla in out, c'è pubblicità per noi. Rientriamo in collegamento con lo stadio Armando Picchi di Livorno, è pronta anche una sostituzione da parte di Osvaldo Bagnoli, vediamo a chi toccherà entrare in campo, probabilmente ad Antonio Paganin che vediamo vicino alla linea del campo, ma è ancora Livorno che manovra con Baldo, ecco Bella Torres, va a vedere, riceve Di Bin, zona cross, scalzo, cerca un varco e non lo trova, Bella Torre, stavolta è costretto a ripiegare il Livorno, Cook, ancora
Baldo, si allunga un po' troppo la sfera, può intervenire la difesa nerazzurra, nella fattispecie con Battistini, Jonk. E l'Inter prova a ripartire da Fontolan mentre è pronto ad entrare Antonio Paganin. Pance, Tipin con la testa, poi Bellatorre, elegante il dribbling ai danni di Berti. Campistri, anticipato da Bergomi, chiedono il fanno i giocatori del Livorno. Bergkamp, ci prova lui, il tiro e la palla finisce di poco a lato alla destra di Boccafogli, tentativo di Dennis Bergkamp. Tentativo di tiro tagliato anche il suo rientrare, di un Bergkamp che ha vissuto qualche minuto all'inizio di maggiore intraprendenza, che ha sofferto certamente la giornata generale, intanto è Dell'Anno che va in panchina in questo momento. Esce Francesco Dell'Anno ed entra Antonio Paganin, vedremo se cambierà qualcosa nello scacchiere nerazzurro dopo questo cambio, probabilmente Fontolan passerà all'attacco, mentre vediamo Francesco Dell'Anno pronto ai microfono di Alberto Daguano. Eccolo qua Francesco Dell'Anno, avevi detto a inizio ripresa bisogna stare attenti a questo Livorno, infatti ti hanno dato ragione. Sì, l'importante è sbagliare in queste partite qui che sono amichevoli. Cosa direte a Zenga adesso negli spogliatoi? Niente, ha fatto bene, almeno vi ha citato un po' di più la partita. Grazie Dell'Anno, linea Alberto Brandi. Riesce a mantenersi spiritoso Francesco Dell'Anno, mentre abbiamo visto durante l'intervista la rivincita di Walter Zenga, che è riuscito ad effettuare un dribbling ai danni di Campistri, questa volta vincente. Dicevamo della posizione in campo di Paganin, mentre seguiamo questo tentativo d'attacco di scalzo. Paganin occupa il ruolo di esterno sinistro, praticamente quello che prima ricopriva Fontolan, e Fontolan è passato in posizione più avanzata, quella che ricopriva prima Dell'Anno. Cook e poi Campistri che ha servito Bellatorre, anticipato di Pin che poi riesce comunque ad avere la meglio sul tentativo di Orlando, è attaccato da due giocatori, raddoppio su di lui. Il Livorno riparte da Baldo, chiama palla e riceve Baioni, taglia completamente il campo, ancora Baioni, c'è l'intervento di Paganin, rimessa in zona d'attacco. Nuovo cambio, gioco fermo, pubblicità per noi. Ancora una volta le immagini dall'Ardenza di Livorno, sta per entrare il numero 16 che è Cordone al posto del numero 7 Rubinacci. Davide Cordone con il numero 16, un altro nuovo acquisto per la formazione livornese. Cordone ha 22 anni, compirà 22 anni tra tre giorni, è un acquisto dell'ultima ora, la stagione scorsa l'ha giocata al Casale, nato a Varese e cresciuto nella Propatria. Cook. Ecco Baldo, siamo un giocatore di scuola Milan, Simone Baldo, nato in provincia di Rovigo, ha fatto parte della primavera rossonera. Ancora Cook, riceve Bellatorre, un varco per lui, poi si fa vedere Tipin, ha toccato per un attimo la palla Campistri, ma ha avuto la meglio la difesa nerazzurra, e riparte l'Inter con Gianluca Festa. Sbagliato il passaggio per Pance, poi Tipin, nuovo errore, ancora errore di Berti, e poi di nuovo la sfera dalle parti di Tipin. Idee annebbiate Roberto in questa fase. Molto annebbiate, tra l'altro l'Inter ha mandato a giocare di punta contro Lan di fianco a Pance, va arretrando leggermente Bergkamp, perché qua vediamo quella palla, per farlo giocare leggermente dietro le due punte per cercare di rischiare qualche cosa. Attenzione a Jonk, in zona tiro, non calibra il destro, poi Orlando, Pancev anticipato, Dibin, Jonk questa volta col destro, Dibin, corner, 35 minuti di gioco e tiro dalla bandierina numero 10 dopo il tentativo di Vin Jonk, 27 anni ad ottobre, nato e cresciuto a Volendam. Nuovo cambio per Zoratti, entra il numero 17 Penuffo. Al posto di Simone Baldo, dopo 35 minuti del secondo tempo, passerella anche per Massimo Peluffo,
che prende il posto di Baldo, uno dei migliori in campo, un giocatore molto tecnico, il perno del centrocampo di Zoratti. Entra dunque Peruffo mentre assistiamo a questo tentativo dalla bandierina dell'Inter. Mischia in area, ha liberato la difesa di Bornese. Bergkamp, palla buona per Fontolan, stoppa col petto e poi interviene su di lui Cook. Ha fatto la cosa giusta secondo te, Roberto? Come stop no, sicuramente, perché si è fatto anticipare, stava leggermente arretrando e quindi non ha avuto una grossa possibilità di controllarla molto bene, però oggi è difficile chiedere un qualche cosa a qualcuno. C'è l'Inter è così annebbiata in senso generale che mi perdoneranno i tifosi interisti, ma posso dire che forse è troppo bruttina per essere vera, ecco, proprio perché la serata negativa è stato un coinvolgimento non di qualcuno ma di tutti. Calcio di punizione, lo vediamo tra 7 secondi. 37 minuti di gioco, Vignon che è pronto alla battuta per questo calcio di punizione centralissimo, dispone la barriera Boccafogli, anche se per il momento è piuttosto casuale, anche perché non vengono rispettate le distanze. Vediamo le urla di Fabrizio Boccafogli, 26 anni, nato a Torino, cresciuto nella formazione granata, parliamo del Torino in questo caso, l'anno scorso 32 presenze nel Livorno. Jonk, Boccafogli in due tempi. Sua la rimessa veloce in gioco, attenzione a Scalzo e Campistri, attenzione a Campistri, punta Zenga, costretto ad uscire, questa volta l'alleggerimento riesce, Bercomi, Antonio Paganin attaccato, Fontolan mette la palla avanti a Baioni, acquista un calcio di punizione, ammonizione per Baioni, forse eccessivo. Non dico niente, se no mi accuseranno di non essere mai d'accordo con lui. Dunque secondo ammonito e dopo Beppe Bergomi il cartellino giallo viene esposto anche a Baioni che vediamo inquadrato, mentre un nuovo cambio per il Livorno, Zoratti ha optato per la passerella per tutti, entra il numero 15 Ferina, vediamo al posto di chi è entrato il numero 15 della formazione livornese, al posto di Cook. Bergkamp anticipato, Campistri, possibilità per il contropiede, 2 contro 2, in ausilio anche Bellatorre, ancora Campistri, si fa vedere Scalzo, prova il tiro Campistri, se lo vede ribattuto da Battistini, può ripartire l'Inter con Jonk, Di Bini in anticipo, con la testa poi il numero 17 Peruffo, Bergomi. E l'Inter con Bergkamp, ecco Fontolan. Abbiamo visto Bergkamp, gira al centro, ancora Fontolan, costretto ad accentrarsi, poi Jonk, che cambia totalmente gioco per Orlan, attaccato da Di Bini. Ancora Orlando e di nuovo l'intervento di Luci per decretare questo calcio di punizione a favore dell'Inter in zona d'attacco, in piedi l'allenatore del Livorno Zoratti, incita i suoi. Mancano 6 minuti alla grande impresa, almeno per il Livorno, che conduce, ricordiamo, per 1-0 e lo sguardo stupito, diciamo, di Osvaldo Bagnoli. Palla a spiovere di Jonk, con la testa pance, va lato. C'è l'intervento di Luci, probabilmente per un intervento falloso in zona d'attacco, inquadrato per Darko, inquadrato Darko Pancev. L'anno scorso per lui solo un gol, 14 presenze, poco indubbiamente per un giocatore che si è aggiudicato nella stagione 90-91 la scarpa d'oro, segnando 34 gol nel campionato jugoslavo. Sembrano cifre veramente d'altri tempi per Darko Pancev. Scalzo, Paganin su di lui, palla ancora per Scalzo, si fa vedere vicino a lui Ferina, ancora Scalzo, punta l'area, Bellatorre libera la difesa, ancora Bellatorre, ed è di nuovo il Livorno che detta il gioco. Ferina, palla in profondità, Scalzo, non riesce il dialogo con Campristi, libera la difesa, fuori campo, pubblicità. A 0 risultato a favore del Livorno allo stadio Armando Picchi, quando mancano ormai meno di 5 minuti al termine. C'è Paganin, l'entusiasmo è salito alle stelle, 21.000 spettatori, ricordiamo un record per l'Armando Picchi,
Bergkamp strattonato da Peluffo guadagna questo calcio di punizione e c'è un nuovo intervento di Lucci e l'ammonito questa volta è Peluffo al 40° nel secondo tempo. Si accende una mischia e Fontolan che probabilmente ha un conto da saldare e a questo punto esce il nervosismo. Beh sì, perché questa è una scintilla, è un fallo, ce ne sono tanti, fatto a Bergkamp e sicuramente si poteva evitare, però giustamente l'Inter adesso, o i giocatori dell'Inter che hanno capito benissimo la situazione in cui purtroppo si sono calati, rivediamo, si ritrovano a reagire un po' troppo violentemente. Vediamo Peluffo che strattona a più riprese Bergkamp, alla fine lo aggancia, poi risponde anche Bergkamp con la terra Bergkamp ed è ancora a terra l'asso olandese, ammonito intanto, come giustamente ci segnala la nostra grafica, il numero 17 Peluffo. Era in campo da pochissimo Peluffo, entrato 5 minuti fa, è rimediato già il cartellino giallo, si è rialzato Dennis Bergkamp, si è classificato 7° l'anno scorso nel pallone d'oro di France Football. Rivediamo il duello con Peluffo, lo strattona una volta, due volte, poi tenta di cingerlo, risponde anche Bergkamp che poi vola a terra. Calcio di punizione ancora una volta in zona centrale a favore dell'Inter, inquadrato Dennis Bergkamp, sul suo volto sicuramente non si legge felicità. 3 minuti al termine, Wim Jonk pronto alla battuta e ci sono tutti i giocatori dell'Inter in area, se si eccettua Antonio Paganin. Palla a spiovere, mischia, libera la difesa, contropiede Peluffo, Jonk arpiona la sfera, ancora Peluffo, 3 contro 1, attenzione a scalzo, al centro c'è libero Campistri, scalzo punta la porta, Campistri anticipato, ancora brividi per Walter Zenga, non è riuscito ad intervenire Campistri ad una deviazione sotto misura. 42 minuti di gioco e 45 secondi, partita che volge ormai al termine con il Livorno che sta per portare a termine 90 minuti disputati sicuramente in maniera egregia e che rischiano appunto per l'Inter di finire con una vittoria a favore degli uomini in maglia amaranto. Ancora Campistri, ci sono molti spazi per il Livorno che a questo punto decide di placare il ritmo. Cordone, ancora lui, poi la palla giunge dalle parti di Peluffo, ancora Cordone, riceve la palla, a questo punto un po' di melina non guasta, c'è l'intervento in spaccata di Bergomi, palla in out, 1 minuto ormai al termine, inquadrato Giuseppe Bergomi. Nuovo cambio per il Livorno, esce il numero 10 Bellatorre ed entra il numero 13 Pellegrini, Iuri Pellegrini, a 1 minuto dalla fine. Ecco scalzo, attaccato da Bergomi, ancora scalzo, riesce a mantenere il controllo della palla, questa volta l'attacco è vincente di Bergomi, Jonk, riparte l'Inter, fugge Bergkamp, nuovo duello con Calandra che lo anticipa con la testa, poi Dibin, pubblico sempre più eccitato quando ormai mancano 30 secondi al termine della partita, Campistri attaccato da Festa, Dibin chiede palla a Cordone, la riceve Ferina, si porta in zona tiro, poi lo scambio con scalzo, Ferina strattonato, ancora Ferina, il tiro ribattuto, Zenga ha lasciato continuare in questo caso Lucci. Beh, anche giustamente, anche se questo per caso va giù, c'è fallo, oltre che fallo anche l'espulsione forse perché era l'ultimo uomo. Una delle ultime possibilità per l'Inter, 45 minuti e 4 secondi, come vediamo in sovraimpressione, i fischi del pubblico, calcio di punizione vicino al vertice sinistro dell'area difesa da Boccafogli, Jonk pronto alla parabola di destro, ci sono Bergkamp, Pančev ma anche Battistini, Orlando in area, la battuta di Jonk, libera la difesa, Berti e c'è il gol e l'Inter riagguanta la partita al 90° minuto
con quello che è diventato il suo goleador preferito, cioè Nicola Berti. Un attimo di disattenzione, ormai consideravano la partita, ha ragione da arrabbiarsi il portiere perché nessuno faceva la barriera su questo calcio di punizione, poi nessuno ha coperto il limite dell'area e Berti ha potuto calciare in assoluta libertà. Questa è frutto probabilmente anche di tutti i cambiamenti che ci sono stati, allora più nessuno o molti dei presenti in campo non avevano più delle disposizioni tattiche precise. Bella l'esecuzione di Berti, qualche colpa anche da parte del portiere che si fa trafiggere sotto la pancia, però direi che Berti ancora una volta dimostra la sua coordinazione anche al 90esimo. Sicuramente un buon momento per Nicola Berti, che fino ad ora aveva segnato 5 gol in amichevole in questa fase di preparazione. Questo è il sesto e diventa miglior marcatore della formazione nell'Azzurra, scavalcando di una rete Dennis Bergkamp, che rimane fermo a quota 5 almeno per il momento. L'apertura di Jonk per Orlando, a vedere, riceve Pancer, è attaccato da Peluffo, poi da Momio che spara lontano, calcio di punizione per l'Inter per il fallo ai danni di Darko Pancer. 46 minuti e 40 secondi, non ci sta Peluffo che scuote la testa, rivediamo Pancer che si era già liberato della palla e poi ha ricevuto l'attacco di Peluffo. È pronto Jonk alla battuta, di nuovo uno spiovente in area, libera Baioni, poi lo stesso Peluffo, Cordone, poi Campistri si trascina la palla in out con le mani, è pronto Antonio Paganin e c'è il fischio finale. Dunque dopo 47 minuti e 13 secondi della seconda frazione di gioco, Luci manda tutti negli spogliatoi, il risultato finale 1-1 tra Inter e Livorno, e c'è pronto Alberto Daguanno, con lui Osvaldo Bagnoli. Grazie Osvaldo Bagnoli, che forse dovrà pagare un caffè a Berti, se lo merita. Ma ormai pensavo che anche se stassimo qua 3 giorni loro ormai avevano un passo diverso, ci aggredivano, facevano tutto. Beh, in queste partite, direi, chiamiamolo amichevoli. Era un amichevole solo per l'Inter. Può succedere di questo, anche perché, ritorno a dire, se una squadra corre come hanno corso loro, è chiaro che ti mettono in difficoltà, anche se tu hai delle capacità tecniche diverse. Stanchezza a parte, forse ci si poteva aspettare qualcosa di più comunque dall'Inter. Sì, ma siamo sempre lì. Probabilmente il Livorno ha trovato il passo, la misura. È lo stesso come i moscerini che punzecchiano l'elefante. Dell'anno ha detto che farà i complimenti a Zenga perché ha vivacizzato la partita, li farà anche lei? Ma io non scherzerei sopra una cosa del genere, è un errore che è capitato al nostro portiere, è successo a tanti altri portieri, non ci avrei scherzato sopra, ecco. Grazie Osvaldo Bagnoli, linea alla regia.